Questo modulo che vi sto per illustrare ci fa compiere un altro passo in avanti nella comprensione di questa mappa della creatività. E parlare in questo caso di mappa è particolarmente appropriato perché questo modulo ha a che fare proprio con la conoscenza dello spazio. Vi ricordo brevemente, vi faccio rivedere questa diapositiva. Perché è un pochino la sintesi, l'abbiamo già vista nel precedente modulo, del modello di sviluppo della creatività motoria, dove voi a sinistra vedete appunto la parte più teorica e quindi abbiamo descritto lo stile, il tipo di compito, le caratteristiche del compito di tipo creativo e i vincoli. A destra invece ci sono queste tre chiome di questo albero. E nel modulo precedente noi abbiamo approfondito particolarmente quello della conoscenza del corpo. Siamo partiti da quello perché, come vi ho detto, è una conoscenza di base ed è da quella che è opportuno forse cominciare a intraprendere un percorso di tipo creativo. Oggi invece noi pensiamo maggiormente a questa strutturazione dello spazio, a vedere come proposte di tipo creativo possono, come dire, incrementare, dare un valore aggiunto alla conoscenza dello spazio. Rispetto a questo argomento, che è un argomento, molto vasto, mi viene in mente, subito di provare, per introdurlo, di dirvi che, ad esempio, pensate a quanto, si modifica completamente in un bambino che impara a camminare la conoscenza dello spazio, cioè l'esplorazione che può essere, che può generare il potersi appropriare finalmente, di uno spazio che non è più quello in cui gli oggetti vanno a lui, ma è lui che può camminando e quindi può esplorare tutto ciò che lo spazio attorno a lui comprende. Quindi c'è questo primo passaggio che è molto importante, che riguarda proprio una fase fondamentale dello sviluppo dell'apprendimento motorio del bambino. Lo spazio è anche quello di un foglio, di un foglio che noi cominciamo, sul quale cominciamo a tracciare, impariamo a organizzare simboli che poi diventano lettere, che poi diventano numeri e disegni. Ma pensando anche alla mia esperienza di insegnante, mi viene proprio in mente di quanto sia i bambini ma anche ragazzi più grandi organizzino lo spazio, per esempio lo spazio dove si può fare lezione, quindi in una palestra, se volete in un modo molto ripetitivo e abitudinario. Io inizio la lezione e quasi sempre trovo le stesse persone nello stesso punto dello spazio della volta precedente. Quanto per esempio per i bambini sia quasi difficile accettare un cambio di posizione dello spazio rispetto al loro banco, dove loro appunto imparano e dove loro stanno. Quindi le dinamiche legate allo spazio sono dinamiche molto, molto profonde perché richiamano proprio anche il nostro spazio intimo. Pensate a quando noi dentro di noi possiamo dire ho bisogno di spazio. Che cosa vuol dire questa frase? Che cosa ci rimanda? Che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che il nostro corpo, in qualche modo, noi stessi ci orientiamo, organizziamo la nostra vita in uno spazio che non è soltanto esterno a noi, ma che è anche profondamente intimo. In questo senso, in questa diapositiva, questa che adesso voi state vedendo, io ho sintetizzato in modo molto, molto, come dire, breve, le varie abilità spaziali, perché tutto quello che ha a che fare con l'informazione che noi prendiamo dallo spazio, avviene attraverso lo sviluppo di queste abilità spaziali, che sono la percezione spaziale, la visualizzazione e la rotazione mentale e poi il senso di orientamento.
Quindi quando noi disegniamo, scriviamo, memorizziamo un'informazione, riconosciamo figure geometriche, lettere, ci orientiamo nello spazio, decifriamo simboli, noi utilizziamo queste abilità spaziali, ma ancora di più quando noi ci muoviamo utilizziamo queste abilità spaziali. E le abilità spaziali sono qui, io ve le ho riportate, ripeto, in modo abbastanza sintetico, riguardano sia ad esempio la capacità di imparare a determinare delle relazioni spaziali rispetto all'orientamento del proprio corpo, e questa è proprio la percezione spaziale. E non è solo questo, perché noi riusciamo, abbiamo un'altra abilità cognitiva, spaziale, che ci consente la visualizzazione, e cioè noi riusciamo a cogliere il movimento e la dinamicità di un oggetto, e poi la rotazione mentale. La rotazione mentale è questa capacità appunto spaziale, cognitiva, per cui noi riusciamo ad immaginare la rotazione degli oggetti. E poi il senso di orientamento. Il senso di orientamento, lo sappiamo, è appunto la capacità di cogliere la nostra posizione rispetto a punti determinati o ad oggetti. Ora, quello che io ho fatto in questo modulo è stato quello di, come dire, partendo da queste abilità, vedere come queste abilità possono essere comunque sviluppate, incrementate, non soltanto nei bambini, perché come appunto vi ho detto, lo sviluppo della creatività non è legato e blindato in una fascia d'età, per cui come queste abilità spaziali possono essere in qualche modo trasformate e elaborate in proposte di tipo creativo dal punto di vista motorio. E per questo motivo qui voi vi ritrovate la chioma dell'albero che riguarda appunto la conoscenza dello spazio. E diciamo che qui, anche se non è scritto, cioè se non viene letto molto bene, ci sono varie possibilità. Diciamo che questa è tutta una chioma che riguarda la conoscenza dello spazio, ma in realtà ognuna di queste voci, ognuno di questi argomenti apre, dà la possibilità di riflettere prima di tutto su che cosa noi possiamo proporre, inventarci, per incrementare la capacità creativa in questo particolare argomento. Cominciamo a pensare ad esempio allo spazio del corpo, lo spazio delle parti del corpo. Questo è già un primo punto interessante, perché soprattutto nei bambini possiamo ad esempio costruire molte attività che hanno proprio a che fare con questa cosa, cioè cosa significa muovere il proprio corpo dal punto di vista anche della creatività in spazi che sono differenti, in spazi molto ampi ma che poi si riducono, e trovare delle soluzioni sempre diverse, soluzioni appunto di tipo creativo. Un altro contenitore è quello che riguarda la possibilità di muoversi nello spazio, ma modificando sempre lo spostamento, modificando sempre lo spostamento e pensando sempre a spazi che si modificano tra di loro. E poi esplorare percorsi e produrre nuovi percorsi. Questo è una parte particolarmente interessante, e alla fine di questo modulo faremo degli esempi anche su questo. La prima parte, come vi dicevo, riguarda modificare, come è scritto qui, lo spazio occupato per esempio dalle parti del corpo, muoversi in spazi di differenti ampiezze e costruire forme, figure in posture diverse e in spostamento. Ora, tutto questo, che ripeto, è una parte della chioma dell'albero sullo spazio, noi lo possiamo realizzare in molti modi.
Ripeto, ed è chiaro che questo è un obiettivo che voi trovate in molti programmi sulla conoscenza dello spazio. Quello che io vi sto cercando di, appunto di proporre è una visione appunto di tipo creativo, per cui immaginiamo che ad esempio rispetto allo spazio, immaginiamoci questa situazione. I nostri allievi sono in circolo seduti a terra e il compito che noi diamo loro è quello di spostarsi dal loro posto, da dove sono loro, verso un altro loro compagno, attraversando il circolo, lo spazio quindi chiuso, in un modo che loro scelgono, cioè la modalità di spostamento è libera. Una volta arrivati nel punto dove era appunto il compagno che loro hanno scelto, è quel compagno che parte e farà la stessa cosa. Ora, questa situazione che cosa fa? Diciamo, fa sì che il bambino generi uno spostamento, il primo spostamento che gli viene in mente, e fino a qui l'attività è abbastanza, come dire, strutturata. La particolarità di questa attività è che, come possiamo vedere tra poco, voi vedete che parte non sono bambini, questi sono, persone adulte, sono ragazzi, e uno alla volta parte e si sposta, come vuole, cioè, usando la modalità di spostamento che sceglie. Ora, che cosa succede? Che se noi come insegnanti cominciamo a dare un piccolo tocco a qualcuno, a qualcun altro, si genera una situazione differente, cioè non ci sarà più solo uno spostamento all'interno del circolo, ma ci saranno più persone che si devono spostare e perché vedete che io sto dando dei tocchi. E che quindi a che cosa succede? Succede che di fatto si crea una sorta di groviglio nel quale ognuno, mantenendo il proprio spostamento, deve mantenere quella stessa direzione e andare a prendere il posto del proprio compagno, ma deve come dire, trovare un modo, una modalità per non scontrarsi con l'altro compagno, con tutti gli altri compagni che sono presenti nel circolo, che si stanno spostando e hanno lo stesso problema da risolvere, cioè quello di raggiungere il punto che hanno deciso di raggiungere con la modalità che hanno scelto di effettuare, senza però interrompere questa sequenza motoria. Ecco, questi sono i vincoli di questo compito, in cui, del compito, diciamo, dello spazio del circolo, in cui, in poche parole, viene in qualche modo sollecitata anche quella che, se voi vi ricordate, è la flessibilità motoria, e cioè quell'aspetto legato al trovare differenti categorie di movimento e di scelta rispetto al compito che è stato loro assegnato. Quindi in questa attività uno spazio che all'inizio è libero, è delimitato da un circolo, ma è in qualche modo abbastanza ampio, diventa poi uno spazio condiviso da tante altre persone, ognuna con la sua traiettoria di spostamento e ognuno con il problema di mantenere quella traiettoria senza, come dire, interromperla e senza scontrarsi con gli altri compagni. E questo è un esempio appunto del lavoro che si può fare dal punto di vista creativo sullo spazio del corpo e soprattutto modificare quindi lo spazio occupato dal corpo in questo caso nella figura che è quella del circolo. Per cui la ricerca di soluzione in questo caso è molto evidente. Nella foto, spero di non avervi fuorviato perché ho prima parlato di questa attività del circolo, che
che non ha nulla a che fare invece con la foto che voi vedete a sinistra, perché questo è un'attività che probabilmente magari avete visto fare o avete fatto anche voi con i vostri bambini, cioè far rappresentare loro attraverso la posizione del loro corpo nello spazio delle figure, in questo caso delle lettere. Ora, se ci fermiamo a questo, probabilmente c'è già qui una componente di tipo creativo, perché questa lettera che voi vedete rappresentata, la lettera A, questi bambini hanno scelto in questo piccolo gruppo di farla in questo modo, cioè di stare a terra e stare, in questo caso sono proni. Già pensare che uno di loro poteva non essere prono, ma essere ad esempio supino o cambiare una posizione, è già questa una scelta che voi potreste dare loro, cioè non dare voi l'indicazione della posizione, ma lasciare che ogni gruppo in qualche modo decida come rappresentare ciò che voi gli avete chiesto. Ma che cosa succede se ad esempio questa lettera voi chiedete che non sia rappresentata a terra ma in piedi? E quindi voi vedrete le lettere rappresentate, come dire, in strutture che i bambini devono creare mettendo in posizioni differenti le parti del loro corpo. Oppure, che altro può accadere se queste lettere non sono ferme, fisse, non sono statiche, ma si spostano e quindi la lettera A non sarà più ferma a terra, ma dovranno trovare un modo per, mantenendo la forma della lettera, di spostarsi. Ripeto, queste sono delle prime attività di tipo creativo che noi possiamo pensare che stanno dentro questa prima tema che vi sto proponendo, cioè quello dello spazio e delle forme del corpo. Un'altra parte interessante è quella che vi dicevo, di cui vi ho parlato all'inizio, che riguarda la possibilità di proporre delle attività creative che diano la possibilità appunto ai nostri studenti di esplorare diverse soluzioni di spostamento in relazione ovviamente allo spazio, ma anche in relazione alle direzioni, agli altri e agli oggetti. E ora vi spiego un esempio. Vi dico, nel libro, per ognuno di questi argomenti ci sono molte attività pratiche. Io qua ho cercato di mettere appunto degli esempi e pensiamo appunto a questa attività dei treni. L'attività dei treni, che è un'attività molto giocosa e divertente, e tra l'altro è particolarmente adatta all'inizio di una lezione, perché è un'attività che diciamo è una classica attività di riscaldamento, funziona in questo modo. Voi potete mettere i vostri bambini in circolo, in piedi, si devono prendere per mano. E poi formate, staccate queste mani ogni 5-6 componenti e dite loro che ognuno di questi raggruppamenti è un treno. E quindi ipotizziamo che voi in una lezione avete 5-6 treni. Ogni treno è composto da 4-5-6 bambini. Spiegherete poi dei ruoli, i ruoli che sono molto importanti, e qui vediamo nella spiegazione di questo compito come si articola la spiegazione del compito semidefinito. Voi spiegate loro che sono dei treni, direte poi che ogni treno ha un capotreno e che gli altri attaccati sono i vagoni. Queste attività sono in genere proposte con la musica, almeno io uso molto la musica e la musica è uno stimolo importantissimo nel lavoro sulla creatività. In questo caso sarà una musica molto allegra e con un ritmo ben sostenuto. Quindi, alla partenza di questa musica che abbiamo appunto scelto, brillante, i nostri treni si cominciano a spostare nello spazio, immaginando appunto di compiere un viaggio. È chiaro che inizialmente gli spostamenti sono spesso
condotti utilizzando modalità come appunto la corsa, ma dopo un po' potete vedere, come state vedendo nelle immagini, treni che si spostano con modalità differenti. E soprattutto l'altra cosa importante è quella che voi potreste vedere, che ci comincia ad essere un'interazione tra i vari treni. Rispetto poi all'ambiente che voi avete a disposizione, quindi se questa attività la fate all'aperto oppure in una palestra, se voi richiamate continuamente l'idea del viaggio del treno, potrebbero poi avvenire molte cose differenti, anche, ripeto, rispetto agli oggetti che voi potete mettere. In questo caso c'erano delle possibilità, ecco, un treno che decide di arrampicarsi su un quadro svedese, oppure alcuni oggetti che vengono in qualche modo affrontati da tutto il treno, a partire dal capotreno e poi a seguire, seguono tutti gli altri. Vedete che ognuno, proprio perché deve mantenere il legame con gli altri treni, non deve trovare una soluzione. Esattamente come avete visto poco fa nel filmato, c'è la possibilità di in qualche modo di entrare nell'idea che appunto i treni possono entrare in relazione tra di loro. Ora, quello che è importante notare in questa attività, che ripeto, è un'attività che voi potete proporre inizialmente, quindi quando aprite la vostra lezione di attività motoria, quello che è importante, vi dicevo, sono tutte le ricadute che voi potete già notare rispetto al modello di sviluppo che io ho cercato di illustrarvi nei precedenti moduli. Voi qui vedete, ad esempio, che l'insegnante non interviene, cioè dal punto di vista dello stile di insegnamento, quello che è importante è che l'insegnante assiste la soluzione. Come vedete che qui il capotreno aspetta che tutti quanti abbiano in qualche modo risolto il problema generato dall'oggetto. Però qui l'insegnante voi non lo vedete, io sono da una parte, guardo, osservo chiaramente, ma non intervengo e soprattutto c'è una sospensione del giudizio. Voi capite che in un'attività costruita in questo modo, cioè adottando quindi uno stile di scoperta divergente, non c'è assolutamente necessità di, non solo non c'è necessità, ma proprio non è assolutamente utile il fatto che noi esprimiamo un parere su una modalità utilizzata da un treno, quindi diamo un giudizio, quel comportamento sì, quello va bene. Noi assistiamo, quindi c'è la preparazione del compito. Intanto c'è, come vi dicevo, l'adozione dello stile, lo stile di scoperta divergente, che comporta una adozione poi di un compito che è di tipo semidefinito, in cui voi non direte ogni treno può fare ciò che vuole, perché ad esempio qui, come è presente nel modello, vengono messi, posti dei vincoli, e il vincolo di questa attività sta nel fatto che il treno non può perdere i propri vagoni, cioè devono sempre trovare un modo di affrontare le soluzioni nello spazio, nello spostamento, ma senza perdere i propri vagoni. Rispetto quindi al modello teorico, che era, come vi ricordo, composto da stile, compito e vincoli, voi li potete trovare in questa attività tutti e tre ben rappresentati. C'è uno stile che è quello dell'insegnante, che come vedete non compare proprio. Sta, una volta assegnato il compito e spiegate quali sono le procedure per attuarlo, l'insegnante si mette di lato e guarda e osserva.
C'è il compito che è semidefinito e che comporta dei vincoli, e i vincoli avete visto che generano una situazione per cui ognuno, con il proprio treno, nella propria situazione, produce differenti soluzioni di spostamento, perché l'obiettivo ultimo di questa attività è questo, cioè è stimolare la produzione di tanti differenti spostamenti nello spazio di tipo appunto creativo. E questa era questa la presentazione dell'attività dei treni. Un altro aspetto di questo modulo sulla conoscenza dello spazio è legato invece non tanto a uno spazio così agli spostamenti, alle direzioni come abbiamo appunto finora visto, ma è legato alla riconoscere spazi e oggetti attraverso la percezione tattile. Cioè, cosa accade quando noi, come dire, veniamo privati da un'informazione visiva e dobbiamo soltanto attraverso la percezione tattile, prima di tutto sentire, percepire, appunto attraverso questa modalità qualcosa, una forma di uno spazio, di qualche cosa, di un oggetto, di un corpo, e poi, dopo aver appreso questa prima informazione, trasformarla. Vedete che qui rientrano le abilità di cui vi ho parlato all'inizio, quindi la visualizzazione, trasformarla e rappresentarla, e poi c'è un output finale, cioè c'è una nostra rappresentazione di uscita. Allora, il lavorare sulla riconoscere gli spazi e gli oggetti attraverso la percezione tattile in modo anche creativo, può essere realizzato attraverso tante modalità. Io qui vi presento un esempio di un tipo di attività che io propongo spesso e che è quella dell'originale e della copia. Non c'è un filmato. C'è un'immagine che vi può un po' aiutare, l'attività funziona in questo modo, e cioè voi intanto i bambini o i ragazzi sono disposti a coppie e uno dei due dovrà non vedere, dovrà chiudere gli occhi, comunque essere in condizione di non vedere. È un gioco per cui probabilmente loro riescono a mantenere questa condizione di privazione che voi gli date come una condizione, diciamo, del gioco, perché si deve fare una sorta di caccia, di caccia alla forma. Il compagno, che invece è ad occhi aperti, si assume una posizione. Vedete nella foto, nella slide, sarebbe la persona che è al centro. Questa posizione è come se lui fosse una statua, quindi può stare in piedi, ma può anche essere a terra. Quando pensa di essere pronto, dirà all'altro compagno che appunto può iniziare la sua esplorazione. E quindi che cosa accade? Che il compagno bendato, se toccando tutte le parti del corpo del suo compagno, deve piano piano cominciare a immaginare, passando attraverso la percezione tattile, qual è la forma del corpo del compagno. Quando pensa di aver acquisito tutti gli indizi, allora si mette in quella posizione, la assume, e dopodiché aprirà gli occhi. Quindi voi vedrete tante coppie di persone, di bambini, una è accanto all'altra, che è la sua copia. E vedranno anzi tra di loro quante differenze ci sono tra l'originale e la copia, e perché spesso ci sono molti dettagli che, se non vengono percepiti dal punto di vista proprio percettivo durante l'esplorazione della forma, poi questi dettagli la persona non li ha quindi acquisiti, e di conseguenza non vengono poi espressi nella forma finale. La parte creativa di questa attività è chiaramente quella di non c'è nulla di imitativo, non c'è un'imitazione di un'immagine uguale al compagno. Qui c'è intanto la parte creativa è quella della persona che decide la forma. Ogni volta dovrà decidere una forma differente. E quindi in questo senso questa attività apre delle soluzioni di tipo creativo. E poi è molto interessante dal punto di vista invece di chi non vede, cosa riesce a
a codificare, cioè cosa riesce intanto a percepire di tutte le parti del suo compagno e come queste parti poi, delle posizioni del corpo nello spazio, vengono poi rappresentate nel suo corpo. Quindi è un'attività che, come dire, non soltanto è utile dal punto di vista dello spazio, della percezione tattile, ma è anche molto, come dire, significativa dal punto di vista delle competenze di tipo cognitivo e quindi rispetto anche alle abilità spaziali. L'ultima parte di questo nostro percorso sullo spazio, di questa parte applicativa, è una parte che molto, anche questa molto interessante, perché invece fa riferimento a come noi riusciamo a rappresentare mentalmente lo spazio, a come noi siamo in grado di ideare percorsi, di riprodurli, inventandoci tante soluzioni motorie differenti. Ora, questa idea parte, per esempio, dal chiedere alle persone o ai vostri allievi di inventarsi, di immaginare proprio un percorso anche molto semplice e di rifarlo. Cioè, quindi la prima parte di questo compito che voi potete proporre sulla rappresentazione mentale dello spazio parte dal chiedere ad ognuno di loro di pensare ad un piccolo percorso. Può essere anche veramente molto semplice, può anche essere una curva. L'importante è che questo percorso, almeno questa è la prima consegna di queste attività sulla rappresentazione dello spazio, la rappresentazione mentale dello spazio, l'importante è che la prima consegna sia: guarda, parti da un punto della palestra, scegli di un punto, prova a immaginare un percorso semplice e poi prova a farlo e prova sempre però a tornare al punto di partenza. Quindi voi vedrete tanti bambini, ognuno per sé, che prova a, ad esempio, camminare e a tracciare camminando il proprio percorso. E questa prima attività è bene che loro la ripetano molte volte perché c'è una parte che riguarda la memorizzazione del percorso. Quando voi vedete che ogni bambino ha in qualche modo memorizzato il proprio percorso e quindi lo fa sempre camminando, ma lo fa sempre uguale, da lì noi possiamo cominciare a giocare su tanti vincoli differenti. Per esempio, noi possiamo dire: guarda, adesso, anzi, guardate, ora ognuno di voi questo percorso non lo farà più diciamo, in una dimensione, come avete fatto finora, ma lo dovete fare il più grande possibile. E quindi il percorso dà diciamo, è come se acquisisse una lente che lo ingrandisce tantissimo, e quindi i bambini faranno ognuno il proprio percorso, ma occupando il maggior spazio possibile, tornando sempre al punto di partenza. Oppure, al contrario, il percorso può essere fatto occupando il minor spazio possibile. Quindi voi vedrete che cammineranno quasi sulle punte e questo percorso diventerà piccolissimo, proprio ridotto ai minimi termini, come vederlo quasi al microscopio. Quindi giochiamo sulle grandezze dello spazio, da molto grande a molto piccolo, ma è sempre lo stesso percorso che loro hanno inventato. Cosa succede se poi, anziché giocare sulle grandezze relative allo spazio, noi cominciamo per esempio a manipolare il vincolo non dello spazio ma del tempo? E quindi chiediamo che questo percorso che loro hanno inventato, loro lo facciano nel minor tempo possibile, oppure lo eseguano al rallentatore, come se si trovassero sulla Luna e non più sulla Terra, per cui il loro movimento è lentissimo. E vedete che, pur noi dando delle indicazioni precise, perché il compito semidefinito è questo, cioè non è un compito libero, ma noi vedremo che i bambini, intanto ognuno ha scelto il proprio percorso e quindi ognuno farà una traiettoria nello spazio differente dal compagno, ma poi
Questo fatto di farglielo, di proporglielo rappresentato molto grande o molto piccolo, oppure velocemente oppure molto lentamente, darà vita a degli spostamenti, a dei comportamenti motori sempre differenti. Tutta un'altra interessante proposta, sempre all'interno della rappresentazione mentale dello spazio, perché di questo ora stiamo parlando, riguarda l'idea che noi associamo nel percorso che loro hanno inventato, associamo delle metafore. Se vi ricordate, quella delle metafore e delle analogie era una parte che io vi avevo spiegato nel modello, proprio dentro sempre il discorso dei vincoli. Quindi voi capite che se questi allievi hanno ormai memorizzato il loro percorso, che è appunto andare avanti, poi fare una curva, poi fare magari un incrocio e tornare nella posizione di partenza. Quindi ognuno di loro sta facendo il proprio percorso. Ma se poi noi diciamo, beh, guardate, adesso ognuno di voi riprodurrà questo percorso immaginando di essere qualcos'altro, immaginate di essere un tronco che rotola nel fiume, oppure immaginate di farlo tutto all'indietro. Oppure siete molto in ritardo, oppure siete un elastico. In qualsiasi situazione di quelle che vi ho appena detto, che sono degli esempi, corrisponderanno dei comportamenti motori molto differenti e devo dire molto nuovi, molto originali, perché ogni bambino dovrà in qualche modo, oltre a aver rappresentato mentalmente il suo percorso e ad averlo poi comunque ormai ben memorizzato, poi lo puoi seguire con tutte queste differenti modalità di soluzione. Io vi ho messo qui a destra, tanto per, come dire, farvi l'esempio della palla, perché soltanto pensare che differenti tipi di palle hanno dei rimbalzi differenti, generano degli spostamenti, se noi li applichiamo proprio al comportamento del corpo, generano delle risposte molto diverse, perché è evidente che se un bambino si immagina di essere una pallina da tennis, si sposterà in un certo modo, in modo molto differente se la palla invece è per esempio una palla da rugby. Per cui, tra l'altro, all'interno dello stesso oggetto, come nel caso della palla, ci possono anche lì poi essere ulteriori elaborazioni di tipo creativo. Questa era, diciamo, l'ultima mia proposta sullo spazio. Ripeto, ci sono tante altre attività, le ho scritte appunto in modo molto più articolato e dettagliato nel libro, perché lo spunto di partenza, in questo caso della rappresentazione dello spazio, trova poi un terreno fertile di proposte creative. Se voi per esempio pensate a rappresentare un percorso che loro conoscono, il percorso dalla loro casa alla scuola, oppure la loro stessa casa, oppure una parte della loro casa, e pensare che questo percorso, che questa mappa che loro conoscono, sia da loro rappresentata motoriamente in palestra, e che all'interno di questa mappa che loro prima, come in prima proposta, possono semplicemente camminare, ma poi dall'eseguirla solo camminando, come vi ho cercato di spiegare, si possono generare molte e diverse soluzioni creative. Questa era l'ultima parte di questo lavoro, di questa mia proposta sullo spazio. E ne manca una, che sarà l'ultimo modulo, che riguarda invece cosa noi ci possiamo inventare sulle relazioni con gli altri e sulle relazioni con gli oggetti che sono presenti nella nostra vita quotidiana. E quindi vi aspetto all'ultimo modulo.